Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. È iniziato in aula l'esame della legge di bilancio 2012. L'iter della manovra finanziaria è cominciato con le relazioni di maggioranza e opposizione, la discussione generale e la votazione dei primi articoli del disegno di legge numero 169, licenziato dalla prima commissione lo scorso 9 marzo. Responsabilizzare i giovani di fronte alla possibilità di andare a vivere da soli e aiutarli a comprendere i vantaggi che le leggi vigenti prevedono è l'obiettivo del convegno Aspetti dell'attuale crisi finanziaria al mercato dell'abitazione, ospitato a Palazzo Nuovo e organizzato dalla Commissione Case e Ambiente della Consulta Regionale dei Giovani del Piemonte. Paolo Gregorio Motta, docente dell'Università di Torino. Questa crisi economica non è la prima della storia, né sarà neanche l'ultima. C'è degli elementi di continuità e di similitudine con crisi che sono avvenute nei tempi passati, in modo particolare con le bolle speculative del 600 e in epoca successiva. Ha delle caratteristiche però di novità per quanto riguarda soprattutto l'interazione con il debito pubblico e i mercati finanziari. Nell'aula di Palazzo Lascaris, per il ciclo filo diretto organizzato da Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, è stato presentato il volume Ritorno al mittente di Guido Quarzo. All'evento hanno partecipato un centinaio di alunni di 5 classi delle scuole elementari torinesi che hanno compiuto un percorso storico didattico sui temi della resistenza e della democrazia. Guido Quarzo, autore di Ritorno al mittente. Si tratta di una storia particolare rispetto alle storie che scrivo normalmente, perché è una storia vera, è una storia che mi ha raccontato mia madre in diverse occasioni e io ho sentito il desiderio, il bisogno di scriverla, perché ho pensato che potesse essere un percorso per arrivare a capire chi siamo adesso attraverso le vicissitudini di chi ci ha preceduti. Per il quinto anno si svolge a Torino, in piazza Castello, il concerto per il 25 aprile. La festa vedrà esibirsi sul palco numerosi artisti che si alterneranno di interventi di testimoni e brani sulla liberazione, letti dagli studenti delle scuole superiori torinesi. Dal 2 maggio al 1 giugno la Biblioteca della Regione ospita la mostra Tra le pagine, il segnalibro dal nastrino di seta colorato al design, con esemplari provenienti dalla collezione di Daniela Bongiovanni. È visitabile invece dal 3 al 30 maggio all'URP del Consiglio regionale la mostra sull'Ecomuseo delle Fucine di Mezzenile, una serie di pannelli ed istantanee tra i luoghi e gli attrezzi d'uso delle antiche fucine per lavorare il ferro e in particolare i chiodi. Dal Consiglio regionale è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.